persone che hanno alluso a secondi fini, i fini di campagna elettorale di lei, Sindaca, e queste argomentazioni lasciano il tempo che trovano, sapete perché? Perché solo una persona può sapere se è vero questo, ed è la stessa Sindaca. Io quindi vorrei invece dire che quella parolina con cui la nostra Sindaca ha condotto la campagna elettorale nel 2016, cioè la parola coraggio, io ricordo un volantino col volto di una giovane donna con scritto coraggio. Ecco, quella parolina lì evidentemente non era solo uno slogan elettorale, ma un dichiarato forte intento che la Sindaca ha dimostrato e dimostra. Detto questo, a me è sembrato che in questa discussione è mancata una cosa, cioè la Cenerentola di questa discussione finora è stata l'autorità garante della concorrenza e del mercato, perché il dibattito è andato su questioni prettamente tecnico-giuridiche oppure altre considerazioni. Però del contenuto, del merito di quello che è stato detto a noi, all'amministrazione, da parte del garante, nel merito nessuno è entrato. Quindi questo significa due cose. O quello che è stato detto si dà per scontato, che quindi non c'è manco bisogno di ribadirlo, di parlarne, e quindi dovremmo essere tutti favorevoli a quello che ha fatto la Sindaca. Oppure che sto garante lo riteniamo qualcuno che non ha manco titolo di parlare, cioè è inutile che parli. Io invece io leggo che il garante risponde al Parlamento e il Parlamento ne ha stabilito i poteri, ne ha definito lo statuto e ne ha letto i rappresentanti. Quindi insomma, forse spenderci due paroline poteva essere anche il caso, e lo voglio fare io, e lo faccio in questi termini, che riassumendo quello che ha detto il garante: applicare se noi applichiamo la normativa d'oggi, significa che applicheremo criteri non trasparenti e discriminatori. O ancora, se noi facessimo, promuoveremo preclusioni all'accesso al mercato e indebite restrizioni alla concorrenza. Insomma, un'affermazione del genere io penso che qualsiasi amministratore un pochino dovrebbero farlo riflettere, no? E va bene. E veniamo invece, a mio avviso, la vera essenza delle cose. Alcuni colleghi ho sentito fare affermazioni pesanti, no? Del tipo mandare sul lastrico, essere forti con i deboli e deboli con i forti, e ancora famiglie che vivono solo di questo messe sulla strada, sulla pelle dei cittadini più deboli. Ecco, allora, queste sono cose importanti. Sono cose importanti, e quindi io mi chiedo e vi chiedo, ma pensate davvero che la Sindaca di Roma, la prima cittadina, voglia questo? Oppure il cattivo assessore Coia voglia questo? Io penso di no. Io penso di no, e quindi... E io chiedo che queste cose non succedano. Non succedano, e sono sicuro che queste cose non succederanno, perché nella disciplina, nell'articolazione, nello sviluppo delle cose si potranno evitare. E questo è un po' quello che il dispositivo dell'ordine del giorno che noi abbiamo presentato. Grazie Presidente.